Buongiorno, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Oggi sono a casa di Ale, ieri sono andata a dormire qui da lei perché oggi dobbiamo fare una cosa troppo carina. Quindi adesso aspetto che scenda, che si è appena svegliata. In realtà ovviamente mi sono portata il mio latte perché sennò poi chi mi sentiva. Cioè, riuscite a vedere la maniera ingegnosa con cui le ho messe nel contenitore con i fazzoletti così non si muovevano. Wow. E qua mia colazione, nella tazza che poi credo sia di tua madre perché bilancia. Alessia, però devi mangiare, lo capisci? Ti devi cibare, di cosa ti ciberai? Questo l'hai portato? No, preso all'aeroporto me lo mangiare. Nel senso l'hai portato perché qua insomma non è che scrivono in inglese. Cioè questa è la sveglia. Good morning. Time to get up. Vergognati allora, che ti devo dire? Io pensavo dicesse solo. Basta! It's time to wake up. Allora, vi faccio brevemente vedere che cosa mi ha portato ieri Alessia. Perché, come sapete, mentre ero in Corea, in teoria dovevo andare con lei a Glasgow al concerto di Harry Styles. E quindi, ovviamente, mi ha portato la sacchetta con le cose che avevamo, diciamo, con il biglietto, perché avevamo preso tipo quello VIP. Quindi ci sono tutte queste cartolinelle con le varie fotine qua. Una pochettina che, se non si fosse capito, è di questo tour perché è tutto 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 brandizzato. C'è anche il pop socket della pop socket brandizzato. E poi ovviamente il pass del concerto cui non sono andata. Poi altro mi ha portato? Vabbè, le spillettine, che tra l'altro prendo sempre dalla stessa ragazza di Etsy. Questa vi pare che non la prendevo. Questa di Permission to Dance, anche questa troppo carina. E poi questa di That. Ora andiamo un attimo a che Alessia deve prendere il caffè. Madonna, che sole, sto morendo. Ti sei messa la crema? In teoria, ciò vuol dire che dopo gliela farò rimettere perché non si sa mai. Così qua sul mio borsone e poi cominciamo i nostri vari giri. Pausa cibo prima di tutto. Ho preso la carne, le melanzane al parmigiano. Ale ha preso questo che vuole, mamma mia. I cannelloni, i cannelloni. E poi, carina, la signorina ci ha messo il pane col biscottino non sapendo che io non posso mangiarli. Va bene. L. Boh. Ma ti pare, io ci vengo sempre qua. Sempre. Quando puedo. Siamo qua nel studio nuovo, lì c'è Jessica che sta stampando i vari disegni. Alessia, sei pronta per il suo primo tatuaggio? Ma neanche ne fa uno, capisci? Le persone stanno un attimo con me, impazziscono, faccio tipo effetto, sono tipo il Vecna dei tatuaggi. E sempre mi è venuto in mente. Senti, stavo a vedere Stranger Things ieri, allora mamma mi è venuto in mente. Mi manca, sto quasi all'ultima puntata, non ti posso dire niente. Però sinceramente a me non piace tanto come serie. Non è la mia serie proprio. A me la prima, sinceramente. Sì, la prima era sensata, però poi. Poi la seconda. La terza. La terza proprio una. Cioè, a parte Billy, ma. Non la sapevo più questa, però la terza si sì. Sì, quello sì. Cominciamo, mi sa che inizia proprio adesso, così via il dente, via il dolore, via tutto, via. Forse mi piace più sopra. Sì, non è male sopra. Forse mi piace più sopra che sotto. Sì, mi piace più sopra. Io da così la vedo dritta, passerei solo leggermente la Y. Che dici, Ila? Invece per me è l'altra così. Ah sì, però è figa in effetti, a vederla così. La reaction è importante. Come l'hai fatto? Sì. No, non so più niente. Sembra quando sei piccola ti buchi con l'ago per gioco, capito? Basta, fine. Vabbè, poi è una cosa che però è impercettibile. Cioè, è strano. Dovevi fare cose con la sfumatura. Quelle no. Le senti dopo un po'.
Immagino. La gente si sentono tranne Italia. A me sono caso. Lei non batte ciglio. Pronta? Sta pronta? Sì, se no viene a conciare. Sì, ti aprono tutti e due i punti. Allora vediamo, se mai quel cuore faccio di qua. Quello anche. Sì, sì. Se la devo fare qua perché è sotto il neo, capito come? Gira, perché qui curva proprio da morire. Cioè come faccio fammi curva, pure se lo tiro più su. Allora, le faccio una foto così la vedi un attimo. Questa la così sembra ok, pare solo alta qua, ma tu quando la vedi appena te muovi, cioè vedi, se io ti guardo qui da davanti pare che viene verso su. Aspetta, ti faccio un video, perché tanto se ti piace più quella sul collo. Sì. Quando stai qua vedi come pare che scende indietro. No, il love sì. E invece da davanti pare che vai in amore. Allora, abbiamo finito i nostri tattoo. Com'è andata quindi? Beh, avrei mai detto. Ho detto è stato rilassante quello dietro l'orecchio. È stato molto rilassante. Ed è bellissimo, l'avete visto da vicino, tanto l'ho ripreso. È proprio fatto tipo che l'ha scritto. Adesso ci ha messo la pellicolina. Poi io mi sono fatta, come vi avevo detto, ripassare il cuore tutto nero, perché col viola è ingestibile, raga. Cioè, viene bruttissimo. Perché il viola è un colore che non tiene di base se lo fai pieno. Quindi il nero almeno rimane così e via. Poi è pure più figo, sinceramente. E mi ha ripassato un po' la scrittina, che mancavano dei pezzettini. Però quell'altro è molto viola. Sì, questo qua dietro sì, un viola scuro. Qui io ho scritto I Live So I Love, che è un verso della canzone di R.M. Praticamente neanche il tempo di tornare, già mi sono legata i capelli. Anche se ovviamente adesso avendoli cortini devo tipo pinzarli con mille cose. Comunque alla fine il tatuaggio è così, ve lo faccio vedere. Questa qui è la scritta, che va tutta così. E poi il cuoricino viola. Qui appunto l'ho ripassato così. Sinceramente mi piace molto di più, ripeto. Il viola è un colore del cacchio, soprattutto se lo lasciate senza contorno. Infatti quando ho fatto questo qui, non sapete le volte che siamo state a ripassare il colore, un casino. Anche il make-up ha tenuto bene, perché io ogni volta mi tatuano, cioè mi addormento, non so quanto sia normale. Comunque, mi è arrivato anche il nuovo acquisto, cioè anche l'unico che ho fatto con il Black Friday, che è la cover questa qui del computer nuova, perché quella dove ci ho attaccato tutti gli stickers, praticamente si è rovinata, quindi ho dovuto prendere un'altra, purtroppo. E niente, adesso quindi vado a fare merenda, perché sono morendo. Allora, sono arrivata al capitolo 9, credo sia effettivamente sì, l'ultimo episodio. Sto facendo merendina, come sono fatta il latte e mirtilli e qualche mandorla. Abbiamo fatto la doccia, la skincare, come si può vedere. Siamo qui io e la Nananahi. Scusi, l'ho svegliata, signorina, oh no! E stavo guardando qualche video su YouTube, ho finito di vedere l'ultima puntata di Stranger Things. Vi dirò, alla fine non era malacissimo, però ripeto, non è la mia serie, proprio no. Detto ciò, stavo finendo di esportare le clip sul computer e poi penso adesso tra un po' andrò a dormire, perché domani mi devo ovviamente svegliare presto. Ho lavato anche tutti i tatuaggini, ho tolto ovviamente la pellicolina. Fatemi sapere tra l'altro se vi piacciono. Tra l'altro sto notando che c'è una luna pazzesca, c'è una luna giallissima. Ora tenterò di farvela vedere, ma sembrerà tipo un puntino. Wow, veramente. Questa è la luna bellissima che volevo farvi vedere. Tanto di abbassare la luminosità, ma non si vede. No, veramente, quando succedono queste cose è impossibile. Comunque c'è una luna veramente pazzesca questi giorni. Detto ciò, sapete che cosa mi sono scordata di dirvi? Che ieri sera io e Ale abbiamo prenotato i biglietti per il treno per andare a Milano. Quindi questo weekend e lunedì saremo a Milano, ospitate dalla Ross, ovviamente. Ci mancava così tanto che siamo dovute andarla a trovare. Non vedo veramente l'ora.
chissà che cosa ci aspetterà anche in questa occasione. Ovviamente poi verrete con me, così ci sarà una maxi reunion del tutto. Io ho da montare un sacco di video, infatti mi metto così e poi mi porto il computer, così anche sul treno lo monto, perché partiamo sabato, che appunto è dopodomani. Domani è venerdì, viene Ale qui a dormire da me, così poi la mattina andiamo insieme, perché altrimenti insomma da casa sua era un po' lunga la situazione. Quindi appunto io per oggi vi saluto e vi mando un grosso 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 bacio. Come sempre non vedo l'ora di leggere i vostri commenti e ci vediamo presto con un nuovo video.